Consigliere Baccella, quali sono stati i punti focali, i punti caldi, diciamo, trattati da Forza Italia in questo Consiglio Valle? È un consiglio regionale nel quale si è andati a discutere il rendiconto e l'avanzo di amministrazione, un avanzo di amministrazione che vede molte risorse a disposizione. Noi abbiamo sottolineato quali sono soprattutto gli aspetti di criticità. Ci ha stupiti fortemente questi 60 milioni dati come ulteriori risorse per l'ampliamento dell'ospedale e per l'ospedale nuovo, l'ospedale Parini. Credo che, e lo abbiamo sottolineato, che non saranno sufficienti, quindi siamo arrivati a 187 milioni e questo non basterà ancora per avere la struttura al suo compimento finale. Abbiamo voluto sottolineare l'aspetto delle spese dell'Hotel Char legate a tutti gli alloggi dell'area del quartiere Cogne. Sappiamo che sono delle famiglie che non hanno grandissime possibilità, si tratta di case popolari e da questo punto di vista abbiamo riscontrato che c'è un 70% di aumento dei costi di energia e questo non va bene perché il calore che abbiamo dato a questi nuclei familiari in qualche modo ci devono dare delle risposte. Le risposte sono in una maggiore ottimizzazione, le risposte sono nel dare a questi nuclei familiari che non riusciranno a pagare bollette così elevate, bisogna dare del sostegno. Credo che questi due temi sono quelli sui quali abbiamo personalmente ho voluto sottolineare l'aspetto più direi marcato di questo Consiglio regionale, anche perché ci saranno altri argomenti da trattare, ma ho la sensazione che nella 2 giorni così corposa non riusciremo a fare tutti e quindi probabilmente più del 50% delle interrogazioni e degli atti ispettivi che sono stati presentati non potranno essere portati a compimento.